Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo 3, sì, in diretta da casa mia. Vi auguro buon giugno a tutti quanti. Innanzitutto vorrei fare dei piccoli auguri a coloro che dovranno affrontare gli esami sia di maturità sia di terza media e quindi vi auguro buonissimi auguri. Come potete vedere sono a mezze maniche perché ormai siamo nel periodo estivo e tra l'altro oltre al raffreddore che mi ha veramente tenuto incollato per circa una settimana, adesso eccomi qui, credo abbastanza in forma. Con un po' di orecchietta a parte. Un film che dovevo recensire circa 3 anni fa, un film veramente, veramente mediocre, sì, come piacciono a noi, perché appunto, come sappiamo, sul Non Solo 3 ci dobbiamo recensire film che non siano solo belli, ma che siano anche trash, ovviamente. Vorrei ricordare che le opinioni espresse in questo video, come ho già detto nella live che ho fatto qualche giorno fa con I Confini del Cinema, le opinioni sono strettamente personali. Il film di cui vi parlerò oggi è un film di Charles B. Griffith, forse un lontano parente di David Work Griffith, ma non penso, è una mia idea questa. E il film è Up from the Depth. Il film tradotto letteralmente dovrebbe essere Dalle profondità. È praticamente una classica parodia, oppure se vogliamo rip-off del genere che inventò Steven Spielberg con Lo Squalo. Il genere che andava appunto di moda negli anni 70, che appunto questo film qua è del 79, quindi è uscito 4 anni dopo il film di Spielberg, e quindi diciamo cavalca in un certo senso la scia, l'onda ancora calda del successo dello Squalo di Spielberg. Praticamente Griffith, il regista Griffith, in passato, negli anni 50 e non, ha diretto alcuni film un po' di serie Z anche, sì, perché appunto negli anni 50 si facevano soprattutto film di fantascienza, La paura degli alieni, queste cose qui, però si facevano anche film con creature giganti, come per esempio questo Crab Monster, che sarebbe Attack of the Crab Monsters, e dovrebbe essere un film sui granchi giganti, assassini, negli atoll di Bikini, cioè un film che se visto adesso potrebbe far ridere chiunque. Ma scommetto che nel passato ha avuto un certo numero di pubblico, forse, nelle sale. Ovviamente poi ha diretto, seppur in seconda unità, è comparso come comparsa, scusate il gioco di parole, in La piccola bottega degli orrori, la trasposizione cinematografica di Roger Corman, praticamente. Con effetti abbastanza low budget, ma funzionali, probabilmente, per l'epoca. Poi realizzò anche un certo Creature from Haunted Sea, la creatura del mare fantasma, se non sbaglio, in Italia, e successivamente fece anche questo Death Race 2000, che dovrebbe essere una. Non mi ricordo se l'hanno fatto prima di Mad Max o dopo, comunque più o meno ricalca un po' i film di Mad Max. Mi sa comunque che l'hanno fatto prima di Mad Max, quindi più o meno Mad Max dovrebbe essere un po' debitore di questo film qui. Comunque alla fine. Parliamo di questo Up from the Depth. È la classica operazione copia e incolla, perché appunto alla fine è sempre quella la trama. La trama è sempre la stessa. C'è questo squalo preistorico, che stavolta hanno voluto differenziare un po'. C'è questo squalo preistorico che appunto viene risvegliato da un terremoto sottomarino, e c'è appunto questo ragazzo, una specie di guida turistica del luogo di Maui. Tra l'altro una location veramente fantastica. Infatti è ambientato nelle Filippine, che appunto vuole tentare di uccidere questa creatura, ma effettivamente nel film si vede benissimo, lontano un miglio, che quello che fanno, le azioni e tutto il resto, cioè è fatto appositamente per far ridere. Se si vuole prendere su questo modo, si può considerare una vera e propria parodia del film di Spielberg, perché appunto lo squalo è fatto proprio, si vede, di cartapesta. Con questi occhi, mi ricordo che in un'intervista mi sa che questo Griffith disse che Corman gli propose di fare un film su uno squalo che aveva gli occhi da insetto. Secondo me è abbastanza geniale che se avevano un po' più soldi, avevano più o meno lo stesso budget del film di Spielberg, poteva venire anche una cosa un po' come Piranha di Diodante. Perché sinceramente, cioè, non mi dispiace, la trama è abbastanza originale, seppur copiata, diciamo, nelle parti principali, cioè lo squalo che attacca i bagnanti, qualcuno che poi va a uccidere la minaccia, qualcuno, cioè il capo del villaggio lì nel film, che non vuole credere all'esistenza di questa creatura, quindi eviterà in tutti i modi di far chiudere le spiagge.
più o meno diciamo si assomigliano nella struttura, però secondo me come film a sé stante, come film se avesse avuto un budget maggiore, secondo me poteva diventare un piccolo cult, anche se più o meno adesso lo è. La regia di Griffith è piuttosto statica, perché appunto è molto fissa, senza complicati movimenti di macchina, e si affida soprattutto agli zoom che dovrebbero essere carrelli, ma alla fine sono zoom, perché appunto lui zooma velocemente su un soggetto e poi magari zoom all'indietro, zoom in avanti per far vedere un soggetto da lontano, da vicino. Devo dire che questo gioco di zoom, di ottiche allontanate e avvicinate, è abbastanza carino per l'epoca, però un po' troppo anni inizio del cinema, perché appunto diciamo in quel periodo non è che si poteva fare chissà granché nel periodo diciamo, dell'inizio della storia del cinema. Però comunque questo Griffith dimostra di essere abbastanza bravo con questa camera. La sceneggiatura, come ho già detto, poteva essere molto più funzionale se avessero coperto i buchi di sceneggiatura, perché ci sono parecchie cose che non vengono spiegate bene bene. Più o meno, diciamo, come effetto copia e incolla ci sta. Però, ecco, ha molti difetti. Ammetto che ha molti difetti questo film, però secondo me, tra l'altro, da poco hanno fatto anche una riedizione del film, visto che lo proiettavano soltanto in pellicola o in VHS, e quindi non so che qualcuno in America ha deciso di fare una bella copia, una bella edizione in DVD, e adesso la vendono. E io sono riuscito a vederla appunto in originale, perché appunto in Italia mi sa che non è mai stato rilasciato, perché appunto era proprio un B-movie proprio di quarta categoria, ma mi sembra strano che alcuni B-movie americani sono stati rilasciati in Italia e questo qui no. Andando avanti, la fotografia è molto molto vivida, sarà forse per la riedizione in DVD, però devo dire la verità, con la color correction che hanno fatto magari nell'edizione DVD, devo dire che la fotografia è abbastanza vivida, accesa, con varie tonalità di colore che vanno sul blu, sul celeste, sul giallo, più o meno per far rappresentare l'afa, il calore che si respira nell'isola di Maui, che sarebbe un'isola dell'arcipelago dell'Hawaii. E quindi diciamo, devo dire che le location, parlando appunto delle location, sono abbastanza sono molto originali, perché appunto non si è mai visto uno squalo alle Hawaii, tranne che poi nel 1987 con lo Squalo 4, dove appunto il film è ambientato alle Bahamas. Quindi comunque gli effetti speciali sono abbastanza poveri, sì, sono poveri, low budget, ma comunque abbastanza funzionanti. Per dirla tutta, comunque si vede che lo squalo è un involucro, solo, cioè si vede che è un involucro e c'è qualcuno dentro o sotto che nuotava per fare lo squalo, perché cioè, si vede, addirittura forse secondo me l'hanno pure attaccato a un motoscafo per far muovere la parte superiore dello squalo, cioè. Comunque, la colonna sonora è abbastanza, come dire, hawaiana, non so come spiegarmi, perché appunto è un po' quelle hawaiane, sapete, le musiche hawaiane, quelle con i tamburelli, quelle con il banjo, più o meno, cioè, più o meno quella. Cioè, è abbastanza anonima come colonna sonora, però adatta al clima che si respira nel film, perché appunto è ambientato a Maui, quindi non vedo perché dovrebbero utilizzare, diciamo, la colonna sonora di Spielberg, perché appunto Spielberg, diciamo, che poi è di Williams, la colonna sonora, John Williams. Williams giocava con il mi e fa, facendo appunto, creando appunto la suspense tra il mi e fa, mi fa, mi fa, mi fa, sempre aumentando aumentando la suspense nel film. E quindi, secondo me, se Williams ha giocato con le due note, qui in questo caso non ho idea di chi abbia collaborato a fare la colonna sonora, comunque, secondo me è adatta, però è abbastanza anonima. Tra l'altro, ricordo di aver letto da qualche parte che il regista Griffith, durante un'intervista, disse che secondo lui fu una esperienza terribile girare questo film, perché appunto lui neanche voleva girarlo, gli fu imposto da Corman, se non sbaglio, di girare questo film, e quindi lui dovette girarlo contro la sua volontà. Diciamo, gli attori sono abbastanza anonimi, sì, perché appunto c'è questo Sam Bottoms che
Cioè, l'hanno messo appositamente. Sicuramente è un attore preso dalla strada perché si vede. L'hanno preso dalla strada e siccome là fa perennemente caldo, lo vediamo sempre, perennemente, senza maglietta, a girovagare sul set. E, tra l'altro, poi c'è la classica, diciamo, Jones Girl, se la vogliamo chiamare in questo modo, Susan Reid, che se non sbaglio ha partecipato in Tintorera. Se non sbaglio, comunque credo di sbagliarmi. Allora, se consiglio questo film, sicuramente un sì. Per coloro a cui piace questo tipo di film, questo genere di film, cioè quelli che copiano il filone dello squalo assassino, lo consiglio assolutamente perché è una perla B-movie trash involontario, diciamo, che mi ha divertito tantissimo nel suo piccolo, perché appunto, pur durando poco, come ho già detto, mi ha abbastanza divertito facendomi tenere incollata la sedia. Più dello squalo no, però dello squalo imbattibile, però diciamo Up from the Depth, diciamo, mi ha intrattenuto nella sua oretta e un quarto, anche se ha dei piccoli punti morti dove ti annoi un po'. Ma comunque diciamo che il film è funzionale, penso, per quel tipo di film che appunto non aveva bisogno di tanto budget. Perché alla fine si vede, è evidente che vogliono fare, che hanno fatto una parodia del film di Spielberg. Si vede. Il mio voto, come ho già detto, e qui continuo a ripetere la stessa cosa che dirò in continuazione, cioè l'opinione è strettamente personale. Il voto per me è un bel 5, un bel mediocre che secondo me è abbastanza meritato, cioè forse anche un po' troppo regalato, però. Un 5 non glielo leva nessuno perché la recitazione, come ho già detto, è un po' assente. Gli attori sono anonimi, colonna sonora anonima, gli effetti speciali sono quello che sono e vabbè. Comunque, diciamo, è un film che secondo me funziona. Più o meno si è salvato il film grazie alla reputazione da B-movie che ha avuto Griffith, secondo me, nel passato. Questo film qui è un film che nessuno, e ripeto, nessuno ha mai visto. È un film che è, diciamo, abbastanza raro da trovare, un po' impossibile da vedere, da trovare sul web. Mi sa sul web sì, perché appunto c'è, mi sa, il film completo su YouTube, in versione VHS. Per chi se lo vuole vedere è completo su YouTube, in DVD si può comprare, però dovete farvelo avere dall'America perché è un film strettamente americano, canadese se non sbaglio, ma comunque diciamo un film appartenente agli USA, quindi. Concludo qui la mia opinione su questo Up from the Depth, dalle profondità, e ci rivediamo in un'altra prossima recensione. Ciao a tutti!